Eccoci qua, ben trovati. Io sono a Collodi, al Parco di Pinocchio, con me il dottor Bernacchi. Dottor Bernacchi, ben trovato, anzi grazie per avermi invitato. Lei è presidente della Fondazione Collodi, giusto? Certo, nazionale Carlo. Nazionale Carlo Collodi, nazionale Carlo Collodi. Pinocchio è un marchio mondiale. Ecco, ha già fatto Un balzo in avanti, perché noi ci chiamiamo Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Il caso è che invece di lavorare in Italia lavoriamo in tutto il mondo. In tutto quindi il mondo. Ormai siamo internazionali, in effetti, quello è vero. Quanto è conosciuto Pinocchio nel mondo? Ma guardi, da ogni parte che la fondazione arriva, tramite me o tramite altri, Pinocchio c'è già arrivato. Questo mi è successo tante volte, è pur vero che tramite noi poi Pinocchio è diventato più famoso, ma oggi che le posso dire? Partendo dalla Russia è arrivato in Cina. In Cina ci sono già due parchi di Pinocchio da noi promossi. Pinocchio in cinema è conosciutissimo, da lì in Giappone, che le posso dire, da lì fino alle Americhe, eccetera, al punto tale che andando per un mio lavoro, per il mio lavoro personale, in Amazzonia mi sono imbattuto, tanto per dirle, in un villaggio Pinocchio e ho trovato addirittura una traduzione di Pinocchio nell'idioma della tribù dei Ticuna dell'Amazzonia. Addirittura. Ma io ho letto qualcosa, mi dica se sbaglio, qualcosa che accadrà in Corea del Sud, può darsi, è una notizia un po'... In Corea del Sud collaboriamo con una iniziativa importante, perché stiamo realizzando anche lì vicino a Seul un parco dedicato a Pinocchio. Ecco, allora avevo un letto parco bene. Italiano dedicato all'Italia, dove Pinocchio ne è il protagonista. Con noi, naturalmente, chi ci poteva essere? Pinocchio. Ecco qua. Pinocchio. Senti, ma te come fai a essere dappertutto in continuazione? Proprio. Vabbè, qua siete a casa mia. Qui siamo a casa tua, sì. Però sei in Corea, in Russia. Quanta soddisfazione ti dà essere dappertutto? Tantissima. Ormai sei in tutto il mondo. Ma sei, fammi sentire, ma io lo sento di ciccia, però, ma sei di ciccia? Sono cresciuto ormai. È rimasto il naso. Qui con noi, anzi dietro a noi, c'è un profumo. Eccolo qua. Questa sarebbe la bugia, sarebbe la tua bugia, Pinocchio. È una di quelle più grosse. Questo profumo è realizzato in 200 copie limitate. È una cosa che mi è stato detto che è una cosa assolutamente... ci sono anche delle bottigliette di lusso, mi è stato detto di lusso, ma noi che siamo utenti comuni andiamo a cercare quella più economica per avere un ricordo, il ricordo di Pinocchio. Senta, dottor Bernacchi, ci faccia un invito. Quanti progetti avete da ora che siamo al primo dicembre per tutto il mese di dicembre? Guardi, questo è un po' veramente difficile per me dirlo, perché intanto venite tutti a Collodi, perché il esatto. Parco di Pinocchio le fine settimane per tutte le feste di Natale sarà aperto e qui troverete anche la dimensione dei nostri progetti, che oggi sono oltre 200 quelli che stiamo facendo tutto il mondo, non solo per quello che fa la fondazione, ma perché, come ho detto prima, Pinocchio è conosciuto e Pinocchio corre sempre avanti a noi. E oggi siamo qui invece per inaugurare una nuova linea di prodotti dedicata a Pinocchio, che è proprio un profumo, e devo anche dire che abbiamo anche qui una nuova scultura. È appena arrivato l'artista, che magari gli facciamo anche presentare. Eccolo, chiamiamolo. Lo chiamiamo l'artista, che è stata proprio immaginata. Apriamo l'immagine. L'albero degli zecchini. Eccolo, l'albero degli zecchini. Abbiamo allora, l'autore dell'albero degli allora, zecchini. Allora, l'autore così ci spiega... Francesco Siani, venga qua. Questo è l'autore dell'albero degli zecchini, Francesco Siani. Innanzitutto, molto bello. Che cos'è l'albero degli zecchini? L'albero degli zecchini, diciamo che Pinocchio, è la favola di Pinocchio che ha messo lo zecchino per via che crescesse e avesse molto più zecchini. Ma ce l'ha fatta? Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Allora è un albero birbante.
No, nulla, ora mettiamo gli zecchini perché no, ancora non sono stati Non sono messi. stati Non messi. sono stati messi perché li volevo mettere all'inaugurazione dell'evento. Sì, che fra poco. Diamo il via. Esatto, viene dato il via. Quindi metterete questi zecchini e questi zecchini cresceranno. Crescerà. Noi torneremo anche prossimamente a vedere quest'albero con gli zecchini. Grazie Prego, mille. prego. Un'ultima battuta con il dottor Bernacchi. Io la ringrazio tanto, per me è stato un piacere e un onore. È un po' di tempo che la rincorro, perché lei è Sì, sempre in giro. No, come si è fa? anche vero, È però sempre potrebbe essere anche l'occasione, visto che ci siamo conosciuti, di trovarsi e parlare un po' dell'intero progetto di colloquio e di molto quello volentieri. che la Fondazione effettivamente fa come progetti esecutivi in tutto il mondo, portando il nome dell'Italia avanti a tutti. Io allora le dico, per me è un piacere e un onore allora aver parlato con lei, con l'autore dell'Albero dei Zecchini e con Pinocchio. Ciao Pinocchio! Grazie. Grazie, Ciao. buonasera.